95, 96, 97, 98, 99 e 100. 16 marzo, ore 7. Il ritrovo è a Pian di Massiano. 8 pullman sono appena partiti. Direzione? Firenze. È lì che si celebrerà la 18ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Noi questo viaggio l'abbiamo fatto con loro, i ragazzi di Libera Umbria. La presenza mafiosa in Umbria è assodata, perché ne parlano i rapporti ufficiali, quei palazzi che i casalesi hanno tentato di acquistare a Ponte San Giovanni sono emblematici. E adesso qualche ragazzo è riuscito a salire in cima al tetto del palazzo più grande, che è proprio quello che si vede quando uno arriva a Perugia, e a scrivere questa insegna un po' inquietante: Hotel Gomorra. Adesso come presidio ci stiamo occupando di un tema molto interessante, che è quello del gioco d'azzardo, per cui stiamo cercando di sensibilizzare, ma soprattutto di premiare per esempio quei bar al cui interno non hanno slot. La prima giornata della memoria dell'impegno a cui sono stata, che è stato a Polistena in Calabria, passando per le strade senti che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non quadra. La forza straordinaria di Libera è questa, cioè quella di sollecitare una partecipazione attiva su un tema fondamentale come quello della legalità e della resistenza alle mafie. Sono le 9:30, eccola qui Firenze. Il cielo è limpido, il sole ormai alto. Pochi minuti e questi giovani invaderanno le strade della città del Rinascimento. Zaini in spalla e bandiere colorate in mano. I loro 100 passi sono appena cominciati.